Conte, prego. Ma per me non esistono però regioni perdute, sarebbe una sconfitta per tutti noi pensare che ci sono delle regioni che sono perse totalmente, non sono recuperabili, sicuramente la mafia, no, ma in capirà, qualunque stiamo forma, parlando della mia regione, quindi lo dico con dolore, ma la mafia però in qualunque forma, perché diciamo poi dopo non che c'è solamente nelle regioni del sud, l'abbiamo visto anche nelle regioni del nord, che la mafia piano piano è entrata un po' ovunque, è dove c'è un'assenza comunque non solo dello Stato ma del pubblico, dove c'è magari qualcuno del pubblico comunque che ci mangia, oppure dei servizi pubblici che mancano. Io ho vissuto 2 anni e mezzo in Sicilia, quando sono arrivata a Catania una cosa che all'inizio non riuscivo neanche a comprendere bene è come ci fosse una sostituzione di quello che non viene chiamato mafioso, ma magari è la persona che gestisce una zona e uno dice ho l'auto, la lascio aperta, tanto l'ho detto a Mister X, mi hanno rubato l'auto, non vado a denunciare perché vado da quel signore che magari me la c'è recupera. Una sostituzione totale dello Stato, di quello che è lo Stato. Uno non riconosce magari le forze dell'ordine come quelle che ti controllano e possono tutelare il tuo negozio, ma in realtà il signor X, che spesso non viene neanche chiamato come mafioso, cioè no, magari ha una un risolutore di problemi, una brava, diciamo, persona, cioè, ma se senti magari ti dicono una brava persona, una brava famiglia, e da lì la mia valutazione, questo, forse sono perduta questo alcune però regioni. È il vero problema, eh no, ma lì se ci fosse lo Stato e ci fosse una politica spesso diversa, ma la grande cosa che i cittadini per me non capiscono è che hanno uno strumento in mano grandissimo, che è quello del voto. Perché la mafia può spostare dei voti su delle persone, su un candidato, però se tutti i cittadini, invece che non andare a votare pensando che il non voto sia una grande protesta, andassero a votare, i cittadini quelli non pilotati, probabilmente anche la mafia avrebbe un peso diverso